Brava Greta. Allora, mi potete presentare adesso lo Iacono Giuseppe, responsabile nazionale con delega rapporti delle associazioni. Prego. Lo Iacono Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, vabbè, gli argomenti sarebbero, penso, tantissimi da trattare. Veramente, veramente tanto tempo. Voglio abbreviare un po' la situazione. Parliamo un po' in generale di tutto quello che succede, tra virgolette. Ci stanno facendo vedere che il tasso di disoccupazione, tende a scendere. Ecco, io sono andato a vedere di cosa parlavano. Quando io in un'azienda ho dei contratti indeterminati, li elimino e li divido con contratti determinati, vuol dire che assumo più persone, ma lascio a casa dell'altra gente, ma tolgo delle ore di lavoro, abbasso gli stipendi e vado avanti così. Perché l'obiettivo principale dell'Italia, ormai del nostro governo, è quello di premiare le multinazionali e di uccidere sul territorio le piccole attività e le aziende. Questo era giusto un piccolo punto. Senza parlare delle circa 900.000 aziende italiane che hanno chiuso durante la pandemia, senza mai essere state giustificate. Avete chiuso, non siete riusciti a lavorare, mi dispiace per voi. I ristori domani arriveranno, come dovrà arrivare ancora la cassa integrazione di gente, ok, che è rimasta a casa perché delle regole governative hanno deciso così, ok, e sono rimaste a casa gente che è entrata a far parte di quella povertà ulteriore che già avevamo. Ormai si parla di numeri estremi per quanto riguarda la povertà. Mi permetto di dirlo perché comunque faccio parte anche di un banco alimentare dove noi forniamo il mangiare alle famiglie bisognose. E quel servizio che prima si riusciva a concludere in 2 ore, ci vanno delle giornate per riuscire a servire le persone. Ma il problema qual è? Che per quanto possano essere i volontari, manca la materia prima. Perché le multinazionali, quelle fornite dal governo, non stanziano più nel povero, non gli interessa, girano gli alimenti scaduti. E questo non può essere. Vogliamo chiedere di fare qualcosa per queste persone che sono cadute in questa situazione, o vogliamo continuare a lasciare dove sono? Io penso oggi che sia fondamentale trovare veramente delle coalizioni, trovare veramente delle persone che hanno voglia di portare avanti un progetto preciso e andarsi a scontrare contro questo governo che ormai non ha fatto altro che demolire l'Italia. C'è un progetto ben preciso e lo stanno portando forte. Per quanto riguarda la pandemia, ieri si è espressa l'Europa, ha dichiarato chiaramente i nostri europarlamentari italiani, che forse fanno un po' il giochino a metà, ma sono riusciti a esprimersi molto bene, hanno fatto un ricorso alla Corte Costituzionale, dove è stato sospeso perché è stato ripreso il ricorso e messo in lavorazione, quindi è stata sospesa questa fantastica cosa che loro chiamano un certificato che non ti permette comunque di poter andare a lavorare, perché ci sono aziende che lo ricercano, aziende che non lo ricercano, aziende che vogliono il tampone, aziende che vogliono solo il vaccino, aziende che non si capisce bene. Il problema qual è? Che sono sempre stati solo delegati gli altri, ok? Perché il governo non si è preso le responsabilità di queste cose. Allora, ci avete dato delle regole, le abbiamo rispettate, abbiamo portato avanti i vostri discorsi tenendo staccati i bambini a casa, fuori dal giardino, questo e quest'altro. Dopo 18 mesi, cosa ha fatto il governo per il popolo italiano? Nulla, a mio parere. Non ha fatto nient'altro che demolire, facendo chiudere le nostre aziende. Quindi oggi mi trovo qui perché ho avuto la fortuna di entrare in questa fantastica famiglia che rappresento ormai da un po' di tempo. Sono convinto che faremo molto bene perché abbiamo i presupposti per far bene, stiamo crescendo a dismisura e a vista d'occhio. E la cosa bella qual è? Che adesso abbiamo iniziato a lavorare anche molto bene con le associazioni, perché io penso che se in un partito o in un'associazione ci sono 10 punti ciascuno e 5 da una parte e 5 dall'altra portano lo stesso pensiero, mi sembrerebbe proprio giusto lavorare per quei 5 punti portando avanti più punti possibili, perché dobbiamo capire che al giorno d'oggi il governo è veramente forte e ha strutturato tutto per far sì che nessuno li tolga di lì. Non peraltro è stato creato il quorum del 51%,
corretto, perché se io divido per la nazione 1000 partiti, come posso mai fare quel 51%? Vi ricordo che comunque l'opposizione, quello che aveva aperto, senza fare nome, aveva aperto un'indagine su Arcuri, ieri pubblicava una foto dicendo con un semplice gesto scarichiamo la piattaforma e aiutiamo le persone a sopravvivere. Dopo 18 mesi mi esci con una storia del genere. Quindi capite che non abbiamo più ormai chi lotta per noi. Se non impariamo a lottare tutti uniti, signori, diventa veramente difficile. Ok? Grazie a tutti. Grazie a Giuseppe Loiacono, il responsabile nazionale delega dei rapporti delle associazioni. Ora parla...